Questo programma è offerto da . 22 giugno 2014, buona domenica e benvenuti al VG8 7 giorni, contenitore dell'informazione più importante della settimana. Iniziamo con una notizia mandata lunedì, premio Sicilia 2014 alla ficarazzese Elisa Martorana. Premio Sicilia 2014 alla ficarazzese Elisa Martorana. La 13ª edizione del Premio Sicilia si è svolta con momenti itineranti in più città siciliane. Sabato 14 giugno 2014 ai Giardini Naxos, in provincia di Messina, durante un salotto televisivo regionale sono state proclamate le personalità premiate. Premio Sicilia 2014 per l'arte sezione fotografia è stato conferito ad Elisa Martorana. La creativa originaria di Bagheria per l'occasione ha ricevuto anche l'esclusiva benemerenza Federico II. I due importanti riconoscimenti sono stati proclamati dal Sovrano Ordine dei Templari Federiciani di Sicilia e consegnati alla nota artista dal Gran Maestro Corrado Armeri e dal Gran Priore. Con questo esclusivo riconoscimento Elisa Martorana corona un anno di successi. Adesso una notizia di cronaca, Palermo, violenta rapina in una tabaccheria. I dettagli nel servizio. Palermo, violenta rapina in una tabaccheria. È accaduto nella decorsa notte a Palermo, nel quartiere Malaspina, dove i carabinieri della compagnia Piazza Verdi sono intervenuti a seguito di una violenta rapina ai danni di una tabaccheria, ad opera di due persone, di cui una armata, i quali, dopo essersi introdotti all'interno della rivendita, colpivano con il calcio della pistola il titolare ottantenne, appropriandosi di svariati pacchetti di sigarette per un valore di circa 1.800 euro, nonché della somma contante di 400 euro contenuta nella cassa. Le immediate indagini svolte dai carabinieri, grazie anche all'attenta visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno consentito agli investigatori di individuare e trarre in arresto uno dei due rapinatori, identificato in Michele Ammirata, nato a Palermo, classe 1982, disoccupato, con alle spalle un curriculum per rapine di tutto rispetto. Ci spostiamo adesso a Messina, confiscati beni per 20 milioni di euro. Messina, confiscati beni per 20 milioni di euro. La DIA di Messina ha confiscato beni per circa 20 milioni di euro riferibili a Giovanni Rao e Giuseppe Isgro, ritenuti due dei principali esponenti di vertice della famiglia mafiosa dei barcellonesi, attualmente detenuti e già condannati per mafia ed estorsioni. Il provvedimento del Tribunale, su richiesta della DDA della Procura, riguarda quattro imprese leader nel messinese operanti nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo e conglomerati cementrizi. Ulteriore femminicidio, Canicattì Bagno uccide la moglie, fermato dai carabinieri. Canicattì Bagni uccide la moglie, fermato. Un altro femminicidio è accaduto ieri sera a Canicattì Bagni, dove una romena di 36 anni è stata uccisa nella sua casa a colpi di piccone. Il cadavere di Maria Ton, 36 anni, è stato scoperto dai carabinieri che poco dopo hanno fermato il marito della vittima. L'uomo, George Florian Ton, 41 anni, nella notte ha confessato l'omicidio, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite per gelosia. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Siracusa. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da salvo militello parruccheria.
via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Ben rientrati dal primo stacco pubblicitario, adesso una notizia di cronaca. Termini Imerese, tentato furto al Conad, arrestati tre giovani monrealesi. Termini Imerese, tentato furto al Conad, arrestati tre giovani monrealesi. Continuano senza indugio i controlli del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Termini Imerese, i quali hanno intensificato mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori su tutto il comprensorio termitano. Nella nottata del 13 giugno 2014 i militari dell'Arma hanno arrestato Ivan Caravello, classe 96, Samuele Sciortino, classe 89 e Paolo Correnti, classe 89, tutti incensurati e residenti a Monreale. I tre giovani si sono resi responsabili del reato di tentato furto aggravato perpetrato ai danni del supermercato Conad ubicato nella locale Piazza Crispi. Adesso una notizia che abbiamo mandato in onda mercoledì e che riguarda Bagheria, infatti è stata presentata la nuova giunta. Guardiamo i nomi nel servizio. Bagheria, presentata la nuova giunta. È stata presentata ieri alle 11.15 la nuova giunta comunale dell'era del sindaco 5. Gli assessori, scelti tutti tramite un invio del proprio curriculum, sono Domenico Ventura Mastrolembo, classe 58, che rivestirà anche la carica di vice sindaco e assessore al bilancio e finanze, Alessandro Tomasello, classe 76, che tra le deleghe più importanti ricoprerà quella della programmazione, Salvo Parlatore, classe 72, che si occupa dei lavori pubblici, Maria Puleo, del 79, che si occuperà di politiche sociali, Rosanna Balistreri, nata nel 72, che ricoprirà le deleghe della cultura e pubblica istruzione, ed infine Luca Tripoli, dell'84, che si occuperà dell'urbanistica. Gli assessori sono stati presentati alla stampa in sala giunta a Palazzo Butera, alla presenza del sindaco e del segretario generale, dottoressa Domenica Fricano. La giunta ha effettuato il giuramento e si è resa da subito operativa. Importantissima notizia di giovedì, mafia blitz di a Palermo, 17 arresti. Mafia blitz di a Palermo, 17 arresti. Investigatori della DIA di Palermo hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare con le accuse di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed estorsione. L'operazione Fiume mira a disarticolare le cosche dello storico mandamento di San Lorenzo e Tommaso Natale. Tra gli arrestati Guido Spina, indicato come il capo mafia dello Zen, tanto da gestire la casta di famiglia. La sua villa, dotata di sofisticati sistemi di sicurezza, è stata trasformata in un supermercato della droga. Sempre cronaca, Palermo tenta di uccidere la cognata, arrestato. Palermo tenta di uccidere cognata, arrestato. Il fratello è in carcere, lui voleva controllare la cognata e tutelare l'onore della famiglia. Per questo motivo Antonino Gebbia, 42 anni, ieri avrebbe picchiato e coltellato la moglie del fratello in via La Loggia, dove la donna lavora in un'impresa di pulizie. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, atti persecutori e detenzione di armi da taglio e da punta. La vittima non è grave. You sexy, sexy dancer.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Alessandro Accetta. Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Ben rientrati in studio, adesso parliamo di un'operazione effettuata dall'Arma dei Carabinieri, la denominata Operazione Bancomat. Ma guardiamo i dettagli nel servizio. Palermo, Operazione Bancomat. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno seguito da ieri mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 11 persone, dipendenti COIME del Comune di Palermo, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al peculato, falso e accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini, avviate nel 2011 dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, hanno consentito di documentare un complesso meccanismo che permetteva agli indagati di conseguire somme di denaro non dovute attraverso la modifica e alterazione delle buste paga. Cefalù, rapinatori incastrati dal DNA, 3 arresti. Cefalù, rapinatori incastrati dal DNA. 3 rapinatori che nell'ottobre 2012 avevano realizzato una rapina nella campagna cefaludese presso una villa di una coppia di anziani di 79 e 71 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cefalù. I rapinatori Alessandro Vitrano di 26 anni palermitano, V.G. di 38 e B.J. di 23 sono stati incastrati dal DNA lasciato su dei mozziconi di sigarette. L'accurata e scrupolosa ricerca degli elementi a carico dei sospettati ha permesso alle successive analisi effettuate dagli esperti del RIS di estrarre dei profili genetici. Le costanti indagini dei carabinieri della stazione di Cefalù hanno permesso di identificare quindi inizialmente 2 degli autori della rapina e successivamente anche il terzo, la donna. Il test del DNA unitamente ad altre risultanze investigative hanno definitivamente confermato la responsabilità dei sospettati. Ieri, sabato 21, la redazione di Canale 8 ha intervistato l'ex sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi. Ricordiamo che Altavilla Milicia non ha più un sindaco poiché il consiglio comunale è stato sciolto per mafia. Ma guardiamo l'intervista all'ex sindaco Nino Parisi. Ci troviamo con Nino Parisi, ex sindaco di Altavilla Milicia, comune sciolto per mafia. Ma Nino Parisi, cosa è successo nei giorni scorsi? Sappiamo che sei stato invitato ad un comitato, ma di che comitato si tratta? Niente, praticamente a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale del 6 febbraio e la gente non ha accettato questa decisione, chiaramente tutto quello che viene detto alla relazione, come mai in una maniera così veloce, con un'indagine un pochettino raffazzonata, si è arrivato allo scioglimento di un'istituzione? Questo è il motivo, la gente vuole sapere i motivi e soprattutto ha evidenziato come i servizi, da quando non c'è più l'amministrazione Parisi, hanno avuto una crescita in basso fino al punto che ormai diciamo che il paese è nel totale degrado. Beh, questa è una cosa che nei comuni siciliani non succede molto spesso, ovvero i cittadini che si mettono, che affiancano quello che è la figura dell'ex sindaco di un comune sciolto per mafia. Qual è stata la sua sensazione, la sua emozione nel sapere che esisteva questo comitato? Guardi, generalmente nei comuni sciolti per mafia i sindaci che si rendono responsabili di questi scioglimenti vengono
messi alla gogna, girano nel disprezzo dei loro cittadini e perdono anche il saluto di tanti amici. Io invece, contrariamente a questa cosa, dico ringrazio il cielo, ho trovato nuovi amici, ho mantenuto quello che aveva e addirittura la gente si espone, perché dico, ripeto, il provvedimento di commissariamento e di scioglimento del consiglio comunale dell'amministrazione viene fatta da istituzioni dello Stato, cioè cittadini che ci hanno messo la faccia dicendo noi non la vediamo così. E se il mio paese è dalla mia parte, ho motivo di ritenermi più che soddisfatto del fatto e convinto soprattutto, anche se nel mio animo lo sono sempre stato, che sono un uomo più onesto di come mi hanno dipinto. Ma infatti a proposito c'è da dire che non si dovrebbe parlare in termini di punti di vista, proprio a riguardo ci sono degli aggiornamenti, delle prove che hanno trovato nei tuoi confronti dopo questo scioglimento per mafia? Io posso dire che a carico mio in questo momento sono un uomo libero, non sono né un inquisito né un indagato, né ho ricevuto avviso di garanzia, né c'è una sola intercettazione al mio cospetto o che mi sia stata notificata nella quale io intrattengo rapporti particolari con qualcuno. Chi vive nei paesi sa perfettamente che da una vita conosce tutto il paese e saluta tutti. Io ho sempre salutato tutti e continuerò a farlo anche per il resto dei miei giorni, perché non ho mai negato il saluto a nessuno. L'importante è che io non condivida le esperienze di vita deviate o non deviate che possono avere le persone, ma il saluto non compromette la persona. Oltretutto non vedo né il reato di saluto nel codice di procedura penale né il reato di parentela. Purtroppo qualche investigatore zelante ha voluto metterci per forza queste cose. Io non ho questo genere di parentele, loro stessi dicono nella relazione nella mia famiglia non c'è un solo mafioso, però usa frequentare, o se la frequentazione in un paese piccolo, il saluto, il fatto che uno possa scambiare una parola se c'è la bella giornata o se la squadra vince, cioè, diciamo che sono stati un po' eccessivi coloro che hanno scritto questa relazione. E soprattutto anche il prefetto che non ha mandato una commissione ispettiva ad Altavilla Milicia, diversamente di come ha fatto a Montelepre, quando a Montelepre c'erano stati anche degli arresti, quindi erano delle prove, e non c'era motivo di mandarla a questa commissione ispettiva. Ad Altavilla non c'è stato nessun arresto degli amministratori e la commissione ispettiva non l'hanno mandata. Con queste parole, mi scusi, non voglio dire che la giustizia lavora male in tutti i sensi. Ci sono, come in tutti i campi, ci sono giornalisti bravi, giornalisti meno bravi. Ci sono i calciatori meno bravi, ci sono i magistrati bravi, ci sono quelli, così come gli investigatori, che dovrebbero fare un altro mestiere, perché non capiscono che noi non siamo numeri o fascicoli, siamo persone con una storia, una famiglia alle spalle, e le loro decisioni si ripercuotono inevitabilmente sulla nostra vita. Assolutamente, questo è un segnale forte da parte della cittadinanza di Altavilla Milicia. Ma per le prossime elezioni sa se ci saranno già delle candidature anche da parte sua? No, guardi, io le posso dire quello che in questo momento. Allora, innanzitutto lei sa meglio di me che quando c'è un provvedimento di scioglimento del Consiglio, il Ministero degli Interni fa una proposta al Tribunale competente nel caso specifico Termini Imerese per l'incandidabilità dei soggetti che hanno fatto in modo che avvenisse questo scioglimento. Quindi questa decisione purtroppo ancora il Ministero non l'ha presa, però guarda caso in maniera strana, abusando del proprio potere, l'ha preso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, che si è sostituita al Ministero degli Interni e ha deciso di fare questa proposta. Noi naturalmente ci siamo costituiti, vediamo quello che c'è fuori, abbiamo presentato anche il ricorso al TAR. Noi i ricorsi li facciamo mettendo le carte, cioè non ci basiamo sulle parole come fanno gli investigatori che mettono le solite frasi, no? Che sono ormai note a tutti, perché ormai diciamo che i decreti di scioglimento sono un formato tipo, ci cambiano solo il nome e poi sono sempre quelle le storie. Dico, invece noi ci abbiamo messo gli atti che smentiscono totalmente tutta l'indagine investigativa che è stata fatta con una superficialità e che fa rabbrividire. È allucinante come si può rovinare un'amministrazione, anche la vita delle persone, semplicemente usando le parole. Le parole hanno un loro peso. E diciamo che riguardo proprio l'amministrazione, c'è da dire che ultimamente in alcuni post su Facebook la cittadinanza di Altavilla Milicia ha scritto più volte che alcuni fatti incresciosi, come ancora l'immondizia che non viene raccolta, durante l'amministrazione di Nino Parisi non accadeva. Cosa ha da dire su questo? Su questo devo dire che anche questo è uno dei
dei punti dello scioglimento dove mi accusano. Per adesso, guarda che io sulla raccolta dei rifiuti ho risparmiato nei primi 6 mesi 300.000 euro riducendo la tassa sui rifiuti. Ho speso molto di meno di quanto stanno spendendo i commissari in questo momento e il territorio era pulito. Non solo, sicuramente io non ho commesso gli arbitri nei noli esterni che hanno commesso loro, perché quando facevo un nolo esterno facevo le comunicazioni dalla procura di Termine Imerese a quella di Palermo, al prefetto, alla questura. Questi invece fanno 27 giorni di noli, non lo dicono a nessuno e fanno l'ordinanza dopo. Io invece l'ordinanza le facevo preventive, perché le ordinanze le fanno preventive. E non ho mai preso un solo bobcat, mentre adesso comincio a vedere anche i bobcat in giro. Ecco, purtroppo questo significa avere delle gestioni commissariali. Chi non conosce il territorio o viene 2 ore alla settimana può creare solo danni al suo paese. Dico, in questo momento ci sono le caditoie che non sono state pulite, la lascio immaginare cosa esce fuori la sera oltre al settore. Le spiagge che sono la nostra unica risorsa per avere un pochettino di turismo e quindi risollevare le economie che non sono state pulite. Queste sono le realtà quotidiane e poi se lei viene nel nostro territorio rispetto a come era prima, il degrado tocca con mano. Quello che voglio dire, lei poco fa ha fatto la domanda sull'elezione. Certo, è scoraggiante quando uno amministra bene, nella massima onestà e soprattutto facendo dei provvedimenti seri contro la mafia, perché io ricordo a me stesso che io ho messo in funzione la mia amministrazione 3 beni confiscati che da 12 anni non venivano utilizzati. Abbiamo fatto la delibera di costituzione dei parti civili nei processi contro la mafia, abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni contro la mafia, abbiamo messo ordinanze di demolizione contro persone che sono state arrestate per mafia. Insomma, cosa dovevo fare? Il killer andava a uccidere i mafiosi io? Cioè, mi pare che siamo passati da un eccesso all'altro. Siccome io sono una persona per bene, dico che siano gli altri a giudicare. La gente ha giudicato. Assolutamente. Allora, la ringraziamo per queste parole, sicuramente seguiranno degli aggiornamenti perché ovviamente dietro di lei vi è anche un comitato e quindi dei cittadini a suo favore. Quindi diciamo che c'è un gruppo di cittadini che si sta muovendo autonomamente al di là della mia figura, però elogiando quello che è stato il nostro percorso e soprattutto non credendo alle motivazioni che hanno portato allo scioglimento. Questo è stato il sunto della serata, hanno partecipato anche personaggi illustri della politica o della cultura, ognuno ha detto la sua, ma ognuno ha detto questo, che il paese purtroppo oggi è in mano a nessuno. E questo è il mio dolore più grande, che guardi, io non sono sconfortato del fatto che personalmente subisco questo provvedimento. A me sono mortificato che il mio paese sia stato citato per cose del genere, fermo restando il massimo rispetto per le operazioni antimafia che sono state condotte nel nostro territorio da parte dei magistrati, ligi al loro dovere, da investigatori che hanno lavorato in maniera certosina e che hanno tutta la mia ammirazione. Però, ripeto, ci sono anche gli investigatori che purtroppo per avere un momento di luce nella loro vita, un momento di visibilità, rovinano le persone e fanno quelle cose che hanno fatto a me. Ringrazio Canale 8 che è sempre presente nel territorio e merita l'elogio di tutto il nostro comprensorio. Concludiamo il nostro VG8 con una notizia che riguarda Ficarazzi, emergenza acqua, il servizio della nostra Rita Giusino. Ficarazzi, emergenza acqua. Una vera e propria emergenza. Tutti tremano e scatta l'allarme alla vista dei rubinetti che sgocciolano esili fili d'acqua. Sono diverse infatti le segnalazioni di abitazioni dove manca l'acqua. Succede a Ficarazzi e provincia. A seguito del fallimento del gestore APS, si stanno registrando disservizi in quasi tutto il territorio di Ficarazzi. Tale situazione è stata segnalata in prefettura, lo ha detto il sindaco Paolo Martorana, che si sta adoperando per sopperire al disagio. Pare che l'AMAP abbia provveduto all'integrazione della portata di acqua, quindi mancherebbe poco alla stabilizzazione della situazione, così da garantire l'erogazione a tutta la cittadinanza. Intanto, ieri a Palermo, un sit-in dei lavoratori del servizio idrico del Palermitano, davanti alla sede della provincia per manifestare contro i 4 mesi senza stipendio. Termina qui il VG8 7 giorni, contenitore dell'informazione più importante della settimana. Come sempre potete interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook VG8 Informazione o guardarci in streaming sul sito www.canale8.tk o attraverso il nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Noi ci vediamo la prossima settimana, vi auguro una buona domenica, dopo di me il meteo. We'll be right back.
Questo programma è stato offerto da... Antonio Sanò, il direttore e fondatore di ilmeteo.it, augura a tutti voi una buona domenica. Previsioni per il 22 giugno. Alta pressione prevalente sulla nostra penisola, ma alcuni rovesci pomeridiani interessano le prealpi. Ecco il nostro dettaglio. Al nord tempo molto buono con ampio soleggiamento, dal pomeriggio le Alpi prealpi vengono raggiunte da alcuni rovesci, i fenomeni si potranno spingere fin verso le alte pianure orientali, specie del Veneto. Spostiamoci al centro, dove tutte le regioni sono interessate da un cielo sereno o poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata, clima piacevolmente estivo. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove anche qui il sole dominerà tutto il territorio, possibili isolati ma rari addensamenti sull'Appennino calabrese. I venti soffiano deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Diamo uno sguardo alle temperature previste per questa giornata. Valori notturni che subiscono un lieve aumento e che saranno compresi tra i 17 e i 21 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno avremo un generale aumento termico. 25-31 gradi al nord, 26-30 gradi al centro e tra i 25 e i 32 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento termina qui. Continua il bel tempo al centro e al sud, mentre al nord giungono dei temporali, ma per ulteriori aggiornamenti seguite il nostro sito ilmeteo.it, il sito meteo che non vi lascia mai soli. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 22 giugno, si ricorda San Paolino Vescovo. Il nome Paolino, diminutivo di Paolo, è tratto dall'aggettivo latino paulus, che significa piccolo. In origine veniva imposto al più piccolo della famiglia oppure al più giovane fra due membri omonimi dello stesso nucleo familiare. Dice il proverbio, giugno apre le porte alle giornate corte. Sono nati oggi Giuseppe Mazzini, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia. Il 22 giugno 1846 Adolf Sax brevetta il sassofono, lo strumento che prese il suo nome e che aveva ideato anni prima. Nel 1911 nell'abbazia di Westminster viene incoronato re d'Inghilterra Giorgio V, il nonno dell'attuale regina Elisabetta. Infine, il 22 giugno 1987 si spegne a Los Angeles a 88 anni l'attore e ballerino Fred Astaire, straordinario e indimenticabile in coppia con Ginger Rogers. Baldassarre Castiglioni ha detto: "Molte volte più nelle cose piccole che nelle grandi si conoscono i coraggiosi". Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 22 giugno. Ariete, il sole che entra in Cancro inaugurando la stagione estiva non è un buon volano per le vostre energie e per le speranze di successo. Sarete un po' suscettibili e permalosi, finendo così per vedere le cose nel loro aspetto più negativo. Toro, si preannuncia una giornata che inizia nella maniera più interessante grazie al sestile fra il sole appena giunto in Cancro e la vostra luna. La vostra innata sensibilità farà eco al dinamismo intellettuale per un mix dal grande potenziale. Gemelli, il contatto con gli altri è per il vostro segno qualcosa di necessario. Trovate linfa per ogni attività nel rapporto con chi vi è davanti. Lasciate che sia il cuore a dettare le regole del gioco e non cercate di razionalizzare ogni aspetto. Cancro, l'arrivo del sole è esaltato dalla luna nel toro. Ottimi motivi per fare festa ed essere ottimisti per quel che riguarda una piccola sorpresa. Quanto può essere piacevole la domenica passata fra gli affetti più cari in maniera spensierata.
Leone, l'ambizione di realizzare qualcosa di grande che vi caratterizza costantemente oggi dovrà misurarsi con una realtà più modesta e meno esaltante. In una situazione in cui non tutto gira come vorreste, avrete da imparare molto, in primis la pazienza. Vergine, la Luna inizia la sua permanenza nel segno del Toro, portando su di voi la sua influenza favorevole ed armoniosa, esaltata dal Sole in sestile. Con queste premesse altisonanti, difficile non prevedere per voi una giornata di successo ed allegria. Bilancia, di fronte ad alcune complessità del vostro lavoro, potrebbe essere richiesta una dose extra di dinamismo che non avrete difficoltà a reperire. Certo, non potete non interrogarvi sulla natura e sulle cause di queste problematiche ormai croniche. Scorpione, la Luna entra nel Toro opponendosi al segno, ma per fortuna il Sole da oggi è in Cancro, l'ideale per superare ogni contrasto e recuperare l'armonia. Messo da parte il lavoro, almeno per 24 ore, si profila una sfera sentimentale molto attiva. Sagittario, finalmente le nuvole si diradano un po' e lasciano filtrare delle buone influenze. Non sarà una domenica esaltante, ma nemmeno da buttare via. In realtà il vostro entusiasmo chiede con impazienza una svolta che è ancora lontana da venire. Capricorno, la Luna in Toro santifica le ambizioni e proietta i desideri molto distanti da dove siete ora. Un piccolo passo alla volta e potrete arrivarci. Incontrerete fasi in cui non saprete come procedere, ma la caparbietà è una vostra grande qualità. Acquario, quando la Luna entra nel Toro e si pone in fase di quadratura al vostro segno, fareste bene a cercare svago senza prendervi troppi carichi. Dedicatevi alle piccole cose, ad attività rilassanti e agli hobby per salvaguardare la serenità. Pesci, che bella la Luna forte e vitale che spalanca le porte del Toro. Chi se ne giova di più siete voi con le vostre attitudini romantiche e sognatrici. A ciò che era poco chiaro riuscite oggi a dare contorni più precisi e dettagliati con soddisfazione.